Perfetto. Ok, buongiorno a tutti di nuovo. Oggi credo per la prima volta riusciamo a vedere insieme una prova d'esame tutta intera, quindi proveremo a risolvere un esame. Fatemi aprire la chat di là, così se ci sono domande le vedo. Eccolo qua. Quindi direi che è un esercizio molto, molto utile, così capite anche cosa vuol dire praticamente arrivare al fondo di un esame. Dovremmo farcela in un'ora e mezza, speriamo. Una prova d'esame abbastanza recente, del 2019. Leggiamo insieme il testo e poi partiamo con la risoluzione. Allora, il dataset era questo qui, Denver Crime, che potete trovare nel progetto base. Dataset semplicissimo, una sola tabella con tante righe però, quindi una tabella bella grossa. La tabella riporta una serie di oltre 300.000 eventi criminosi tra il 2014 e il 2017 nella città di Denver, negli Stati Uniti. Quindi un'unica tabella, è un database reale, tratto da un sito web del governo americano. Ogni evento è caratterizzato da una categoria di reato, il campo nella tabella è questo qui, Offense Category D, e da un tipo di reato, quindi sono due cose diverse, la categoria del reato e il tipo, Offense Type D. Ciascuna categoria di reato è quindi divisa in uno o più tipi di reato specifici per quella categoria, d'accordo? Quindi si intende costruire un programma che permetta di interrogare tale tabella. E vediamo il punto 1. L'utente deve poter selezionare quindi dai due menu a tendina qui nell'interfaccia grafica una categoria di reato, quindi questa colonna qui, Offense Category D, ed un mese, quindi un mese estratto da reported date tra quelli presenti nel database. Alla pressione del bottone Analisi quartieri. Cosa si vuole fare? Si vuole costruire il nostro solito grafo semplice, pesato, non orientato, i cui nodi siano i vertici corrispondenti al tipo di reato e ai criteri selezionati. Quindi anche in questo caso abbiamo un filtro sui vertici, non andiamo a inserire tutto come vertici nel grafo, ma solo quei reati che rispettano i vincoli al punto A. Gli archi invece che collegano ciascuna coppia di vertici, che tipi di reato, hanno un peso pari al numero di quartieri distinti, ok? Quartieri sono definiti da questo campo nella tabella, Neighborhood ID, in cui si siano verificati entrambi i tipi di reato. Qualora tale numero sia pari a zero, l'arco non deve essere inserito. Quindi si visualizzino l'elenco di tutti gli archi il cui peso sia superiore al peso medio presente nel grafo, questo è il punto D, e va bene, questo lo vediamo poi quando abbiamo costruito il grafo. Carlo dice solo a me cliccando sul collegamento che porta il progetto su GitHub mi dice 404, forse ho sbagliato a inserire il link, te lo mando qui, lo mando per tutti qui in chat, il link dovrebbe essere questo. Ok, forse ho sbagliato a caricare il link sul sito web del corso, poi lo correggo. Va bene, direi che possiamo partire. Quindi partiamo al solito dal nostro model. Il progetto base contiene già le solite cose. Sì, Giovanni dice da Telegram va. Sì, ho sbagliato a linkarlo nel sito web del corso. Ok, partiamo dal nostro solito model. Che avrà, come sempre, il nostro solito metodo public void crea grafo. Prima di iniziare questo metodo, vediamo di definirci le nostre variabili. Quindi, innanzitutto, il grafo public. Abbiamo detto che è un simple weighted graph, quindi no, più che public, private, perché è un attributo del modello. Simple weighted graph di
Vediamo adesso cosa metterci come tipi. Grafo. Allora, cosa mettiamo come tipi di vertice e di arco? Allora, l'arco è un arco pesato, direi che è il nostro solito default weighted edge può andare bene. Cosa sono i vertici in questo caso? Andiamo a rivedere il testo. I vertici corrispondono ai tipi di reato, ovvero la colonna Offense Type ID. Ok, andiamo a prendere il nostro database. Devo collegare. Cosa sono questi offense type ID? Content. Vedete, sono delle stringhe, ok? Quindi in questo caso possiamo per semplicità prevedere un grafo i cui vertici siano delle stringhe. Quindi addirittura non abbiamo degli oggetti come vertici, abbiamo delle stringhe e quindi non ci servirà, direi, neanche l'identity map in questo caso. Abbiamo dei tipi di vertici che hanno un tipo semplice. Va bene, meglio così. E quindi prevediamo un grafo i cui vertici siano stringhe. Importiamo un po' di cose. Oh, bene. Dicevamo, non c'è la necessità di avere una mappa perché appunto il tipo di dato è semplice. Possiamo prevedere il nostro DAO, event DAO che c'è già, è già creato per noi. Lo importiamo. Ho sbagliato, sarà events DAO. Ok, nel costruttore del modello, public model, possiamo crearci il nostro DAO, che attualmente è nullo, ovviamente, new events DAO. Direi che qui siamo a posto, perché al solito la creazione del grafo la prevediamo nel metodo crea grafo, quindi this.grafo uguale new simple weighted graph di, tra parentesi, tonde, default weighted edge, lo copio da qua sopra, punto class, la solita sintassi. Adesso dobbiamo prevedere l'aggiunta dei vertici e poi successivamente l'aggiunta degli archi. Fin qui niente, niente di nuovo. Allora, cerchiamo di ottenere questi vertici. Allora, andiamo nel DAO e qui abbiamo già un metodo che ci elenca tutti gli eventi. Però in questo caso il nostro grafo non contiene degli eventi, conterrà delle stringhe, quindi per adesso questo metodo non ci è utile. Allora diciamo che prevediamo un metodo public che ci ritorni una lista, ad esempio, di stringhe get vertici. Ok? Allora, deve ricevere qualcosa questo metodo come parametro? Sicuramente sì, perché abbiamo detto ci sono dei vincoli. Quali sono i vincoli? Un mese e un tipo di una categoria. Va bene. Allora, prevediamo una string categoria, virgola. Il mese come lo modelliamo? Direi che viene bene modellarlo come un intero, da 1 a 12. E noi andremo a fissare quel mese lì all'interno della data utilizzando la funzione di SQL month. Ora vedrete. Quindi questa query è abbastanza semplice, non andiamo a farla prima sul client. Enrico chiede, rispondo a una domanda, potrebbe ripetere perché non creiamo l'identity map stavolta? Non la creiamo perché i vertici del Chiudo solo l'applicazione. I vertici del grafo sono delle stringhe, non sono degli oggetti. D'accordo?
D'accordo, quindi non faremo delle new in questo caso, perché appunto il problema prevede che il grafo contenga degli vertici di tipo stringa e non degli oggetti, quindi non abbiamo la corrispondenza tra ID e oggetto, perché appunto abbiamo solo stringhe in questo caso. Va bene, stringhe SQL. Dobbiamo andarci a recuperare come vertici del grafo che cosa? Tipi di reato, offense type ID, queste stringhe qui. Quindi return, no, non return, scusate, select offense, fatemi type ID. Spazio, vado a capo, from, oops, events, spazio, where i nostri filtri. Quindi abbiamo la categoria, andiamo a vedere come si chiama il campo, offense category ID, quindi where offense category ID uguale punto interrogativo, il parametro che ci passerà l'utente, and ecco qui, dobbiamo impostare il mese sulla data. Quindi qui vedete che abbiamo reported date, la colonna reported date che ci dice quando questo evento criminoso è accaduto. Ebbene, noi impostiamo che il mese sia di questa data sia quello specificato dall'utente. Come facciamo? Con la funzione MySQL SQL mount di reported date uguale punto interrogativo. È chiara la query? Abbastanza semplice, direi. L'unica cosa, abbiamo scelto di usare questa funzione che ci semplifica la vita. Possiamo modellare così il nostro parametro mese come un intero. Va bene, il solito pattern, quindi avremo la il try catch prima fuori, quindi try, e qui mi copio il solito catch, all'interno di questo try catch che cosa faccio? Mi vado a prendere la connessione, mi preparo lo statement, queste due operazioni ci sono, quindi le copio e le vado a incollare qui. Poi vado a impostare i due parametri, quindi st. Il primo parametro è una stringa, set string 1 categoria, il secondo parametro è un intero, st.set int 2 mese. Poi prevedo una lista di stringhe di supporto, la posso definire anche fuori dal try catch. Oops. List di string result uguale new linked list, va bene. Importiamo. Eseguo la query e per ogni riga farò le mie get dal result set. Sto copiando un po' da sopra per accelerare un po', se vado troppo veloce ditemelo. Quindi eseguo la query e per ogni riga che ottengo aggiungo nella mia lista result.add rs. Scusate, res.get string. E devo dargli il nome del campo, o lo ridefinisco oppure gli do direttamente il nome della colonna. Vedete che non faccio nessuna new, vado a prendere direttamente la stringa. E quindi è per questo motivo che non ci serve la mappa. Quando ho finito, chiudo tutto, quindi st.close, res.close, con.close. E ritorno la mia lista result.
Se succede qualche problema, ritorno nullo. D'accordo? Questo è il metodo per recuperarci i vertici. Lorenzo giustamente dice: professore, non ci vorrebbe un distinct. Hai assolutamente ragione, me lo sono dimenticato. Ecco perché forse è sempre meglio provare le query prima sul client, perché così vedete subito i risultati e vi sareste accorti subito di questo problema. Serve la distinct assolutamente, perché potenzialmente abbiamo più valori duplicati, quindi lo stesso tipo di reato nello stesso mese e nella stessa categoria. Quindi sì, serve il distinct. Grazie. Ok, torno sul modello e posso aggiungere i miei vertici. Dis.grafo. No, scusate, graphs, non mi ricordo mai. Punto add di tutti i vertici. Dobbiamo specificargli il grafo e poi i vertici li prendiamo dal DAO.getVertici a cui passiamo. Ecco qui, dobbiamo prevedere questi parametri anche nel metodo creaGrafo, quindi una categoria e un mese. Categoria, mese. Enrico chiede, nel metodo list all events c'è un altro blocco tra i catch. A cosa serve? Andiamo a vedere. Non saprei, sinceramente lo trovo abbastanza inutile. Probabilmente perché c'era qualche, è rimasto lì da una serie di prove, perché c'era qualche dato del database, qualche riga magari con dei valori sporchi, e allora qualche to local date time forse poteva fallire. Ecco, sì, supponiamo che non ci sia il campo reported date, questo to local date time potrebbe fallire. Quindi nel caso, esatto, sì, nel caso ci siano dei dati non completi, delle righe non complete, questo evita di bloccare tutto il metodo, ma semplicemente si passa alla riga successiva. Quindi questo potrebbe essere il senso, non me lo ricordo neanche più, in realtà però credo sia quello. Va bene, abbiamo i vertici, passiamo agli archi. Direi che in questo caso è utile provare la query direttamente sul client. Quindi mi piazzo qui. Lara dice: ho provato la query in ID e non mi funziona. Non lo so, proviamola. La query dei vertici, immagino. Vediamo un po'. Tolgo queste schifezze qui. E ovviamente dobbiamo specificargli un mese, ad esempio 2, e una categoria che vado a copiarmi da qui, supponiamo questa. No, dovrebbe funzionare. Probabilmente hai sbagliato qualcosa nella sintassi. Direi che la nostra è giusta, quella che abbiamo fatto insieme. Dicevamo, proviamo la query per gli archi. Andiamo a rileggere un attimo il testo. Dunque, un arco come ha un determinato peso che è pari al numero di quartieri distinti. Ok, già questo numero di quartieri distinti dovrebbe farvi venire in mente alla funzione count, ovviamente. Numero di quartieri distinti in cui si siano verificati entrambi i tipi di reato. Quindi noi abbiamo una coppia, reato A, reato B, sono collegati da un arco. Se reato A e reato B sono avvenuti nello stesso quartiere, e come peso abbiamo quante volte questo è successo, cioè quante volte in cui reato A e reato B sono avvenuti, in quel quartiere lì. Se questo conteggio è zero, quindi se non è mai avvenuta questa cosa, l'arco non va nemmeno inserito. Allora, qui abbiamo una singola tabella,
vedete che possiamo impostare il fatto, possiamo impostare i due tipi di reato e quindi il trucchetto che andiamo ad eseguire è quello di fare il join della tabella con se stessa. Quindi io ovviamente vado con l'approccio numero 3 per farmi dare direttamente tutte le adiacenze. Quindi select, mi aspetto una tripla di dati in cui ho i due tipi di reato, i due vertici, e come terza informazione direttamente il peso dell'arco. Quindi supponiamo di fare il from events E1, events E2, d'accordo? Quindi io mi aspetto di avere un E1.offense type ID, virgola, E1. Scusate, E2.offense type ID, quindi i due vertici, virgola, un conteggio che poi andremo a specificare. Vediamo come completare questo count, che sarà il nostro peso. Allora direi iniziamo a impostare le nostre clausole di where. Che cosa possiamo sicuramente impostare? Beh, abbiamo innanzitutto i vincoli che abbiamo usato anche sui vertici, ok? Gli stessi vincoli che abbiamo usato sui vertici vanno usati ovviamente anche per gli archi, perché gli archi appunto, sono pensati per i vertici che sono attualmente nel grafo. Allora noi possiamo dire che E1.offense category ID, attenzione differenza tra categoria e tipo, è uguale a quella selezionata dall'utente, and stessa cosa per E2, ok? La categoria deve essere sempre quella. Possiamo anche fare così, cioè impostare che E1.offense category ID sia uguale a E2.offense category. Oops. ID. Ok, imposto il parametro una sola volta su E1 e poi impongo che E1.offense category ID sia uguale alla categoria di E2. Marco chiede count asterisco, lo vediamo dopo cosa mettere dentro al count. Quindi il primo vincolo sulla categoria, poi abbiamo quello sul mese, quindi end month di E1.reported date uguale punto interrogativo, quindi fisso il mese di E1 e poi lo pongo uguale a quello di E2, quindi end E2. Scusate, month di E1.reported date uguale a month di, qui ho sbagliato, E2.reported date. Ok, questi erano i vincoli che avevamo anche sui vertici. Qui li abbiamo dovuti specificare per entrambe le tabelle E1 e 2. Ma poi cosa possiamo anche specificare? Beh, possiamo specificare che l'offense type ID sia diverso, d'accordo? Perché stiamo analizzando due vertici distinti. Quindi end E1.offense type ID sia diverso da E2.offense type ID. Così ci evitiamo tutte quelle coppie in cui analizziamo lo stesso vertice due volte. E poi possiamo ancora impostare che il quartiere sia lo stesso. Quindi E1.neighborhood speriamo di averlo scritto giusto, magari ci dà il suggerimento. Ok, uguale a E2.neighbor ID.
D'accordo? Poi c'è, abbiamo un account, quindi ci servirà una group by con tutto quello che c'è prima dell'account. Scusate. Group by, i2 ID. Quindi stiamo dicendo, contami quante volte capita questa cosa che... Vabbè, al di là dei vincoli che abbiamo usato anche per i vertici, contami quante volte il tipo di evento criminoso sia diverso, quindi stiamo considerando due nodi diversi, e il vicinato, diciamo così, come lo chiamiamo nel testo, quartiere, scusate, e il quartiere sia lo stesso. Quante volte accade questo? Bene, questo è il peso dell'arco. E quindi noi in sostanza andiamo a contare il numero di quartieri distinti. Quindi qui possiamo dire distinct e1.neighbor ID. Mi basta contare e1 perché tanto imposto che siano uguali. D'accordo? Quindi quante volte capita questa cosa e conto direttamente il numero di quartieri distinti. Se noi togliamo la group by, così vi faccio vedere, non so come si commenti qui. Vabbè, lo cancelliamo, poi lo riscriviamo. Se lancio questa query qui, ora qui ci sono degli errori. I punti interrogativi, giusto? Grazie, ovviamente. Allora, supponiamo mese 2 e la categoria, ne vado a prendere una a caso, category, di nuovo quella di prima. Ecco, quindi abbiamo delle coppie in cui vedete. Ok, prendiamo la seconda e la terza riga. Vedete, abbiamo gli stessi vertici, quindi il primo liquor possession e il secondo drug cocaine possession. E tra questi due vertici abbiamo lo stesso vicinato. Vuol dire che questi due tipi di reato sono avvenuti due volte. Nel quartiere Union Station. Allora noi andiamo a contare il numero di volte che questo accade. Come facciamo a contare? Contiamo il numero distinti di quartieri, perché potremmo trovare dopo, ora non so, non stiamo lì a analizzare tutte queste righe perché sono troppe, ma potrebbe capitare di avere delle altre coppie, liquor possession, drug cocaine possession, sotto, con un altro tipo di, con un altro vicinato, con un altro quartiere. Quindi l'idea è, questo conta come uno, ovviamente, perché è lo stesso quartiere. Quelli che troverò dopo, saranno magari il quartiere Windsor, conterà di nuovo come uno. E io quindi faccio una distinct e conto quante volte succede. Vediamo se riusciamo a tornare indietro. Sì. Alessandro chiede se posso fare un copia e incolla della query nella chat, di questa con i sì, te la lascio con i punti interrogativi, poi tu cambiala. Non so cosa possa venire, eccola, l'ho incollata. Simone chiede: serve fare un having peso maggiore di 0? Direi di no, perché non è possibile avere un peso uguale a 0. Cioè, se il peso è uguale a zero, semplicemente non troverai le triple di informazione. Quindi, in automatico, se non trovi l'adiacenza, vuol dire che il peso è zero e quindi no, non va inserito l'arco. Giuseppe chiede, chiedendo che i due offense type ID siano diversi, non può portare alla creazione di righe duplicate? Non dovremmo chiedere che uno dei due sia maggiore dell'altro? Sì, può essere un miglioramento, sicuramente.
altrimenti andava fatto via codice. Qui però questi type sono stringhe, quindi il maggiore confronterà, si sì, dovrebbe funzionare, esatto. No, ora ci sono sempre i punti interrogativi, sì, dovrebbe funzionare lo stesso. Quindi sì, anche Marco propone questo. No, quello che volevo dire è che questo confronto non è su dei numeri, ma è su delle stringhe, però il maggiore dovrebbe basarsi sull'ordine alfabetico, quindi dovrebbe funzionare. Ok, proviamo a incollare questa query di là. Nel nostro DAO. Avremo un metodo public. List di la nostra solita classe adiacenza, arco, chiamatela come volete, che dobbiamo ancora definire, get adiacenze, get archi, come volete. Questo get adiacenze riceverà gli stessi parametri, categorie mese, string categoria int mese. E come string SQL vado a incollare quella che mi sono portato dietro da SQL Pro. Questa è bella lunga da sistemare, togliamo gli slash n e lasciamo uno spazio. Ha già i punti interrogativi, quindi bene. Questo spazio non serve, tanto c'è prima. Perfetto. Mario dice, prof, scusi, in questo modo contiamo separatamente le coppie type 1, type 2 e type 2, type 1. O sbaglio? Sì, per questo forse è meglio mettere il maggiore, così escludiamo i duplicati. Essendo sempre qui un grafo non orientato, per noi la coppia type 1, type 2 è uguale alla coppia type 2, type 1. Quindi in questo modo col maggiore dovremmo prendere solo type 2, type 1. Completiamo il nostro metodo del DAO, quindi la nostra lista di supporto, list adiacenza, result uguale new linked list. Magari vale la pena, prima di procedere, di andare a crearci questa classe adiacenza. Quindi nel package model vado a crearmi una nuova classe che chiamo adiacenza. Cosa avrà questa classe? Beh, i due vertici, private, che sono stringhe, V1, chiamiamolo così, private string V2 e il peso. È un conteggio, quindi direi che un intero può andare bene. Private int peso. Mi faccio generare source generate constructor da Eclipse. Eccolo qui. Potremmo quasi essere a posto, ma per essere sicuri facciamoci generare anche i getter e i setter. Ci sono due domande. Per caso esiste un comando SQL chiamato events? Perché quando lo scrivevo su IDE me lo metteva in automatico in maiuscolo. Può essere, sì, come suggerisce l'altro Alessandro, puoi mettere la parola events tra backquote. In quel modo lo prende come stringa normale, se questo è il caso. Ok, la nostra classe è pronta, quindi torno nel mio modello, no, nel DAO, scusate, la importo. E imposto il solito pattern, quindi il try catch. Ormai questo dovreste saperlo fare a occhi chiusi. Ovviamente ho sbagliato.
Dicevamo poi la connessione, il prepare statement, li copio dentro il try catch, impostiamo i due parametri che sono gli stessi di prima, quindi anche questi li posso copiare da qui e poi eseguo la query con execute query. Quindi copio anche questo e finché c'è un risultato, quindi c'è una tripla di informazioni, io lo aggiungo alla mia lista. Result.add new adiacenza. Di che cosa? Magari ridefiniamo anche queste due colonne, as v1, as v2. In questo modo è più facile recuperarli da qui. rs.getStringRes. Di v1, virgola, res.getString di v2, res.getInt di peso. Punto e virgola. Uso peso perché avevamo già ridefinito il conteggio. Chiudo tutto, ritorno al mio result, anche qui copio da sopra e dovremmo esserci. D'accordo? Quindi questo è... Mi ho sbagliato a scrivere. Il nostro metodo per recuperarci direttamente gli archi e il loro peso. Questo trucchetto della tabella, del join della tabella con se stesso è abbastanza comune. Per capire cosa mettere poi effettivamente nell'account, vi consiglio di fare come ho fatto io, cioè provate prima la query senza l'account, ma visualizzando le informazioni senza l'account e il group by, così vedete tutte le triple che avete. E da lì cercate di ragionare, ok, adesso cosa devo contare? Facendo la group by, collasso queste informazioni, conto questo. In questo caso abbiamo visto che c'erano questi quartieri che però potevano essere duplicati. Allora vi deve venire in mente, ok, oltre a fare il conteggio dei quartieri distinti, appunto mi serve usare la clausola distinct per i casi in cui i quartieri in questo caso sono duplicati. Torniamo nel model e aggiungiamo i nostri archi. Quindi, for adiacenza a in DAO.getAdiacenze, a cui passo la mia categoria e il mio mese. Niente, abbiamo già tutte le informazioni, siamo già ragionevolmente sicuri che questa query non ci ritorna l'inverso perché abbiamo messo il maggiore, però per non saperne leggere né scrivere aggiungiamo un controllo in più che non fa mai male, così se avete dimenticato di mettere il maggiore lo filtrate da qui, quindi if this.grafo. Ad esempio getEdge a.getV1 a.getV2 uguale uguale a null, non c'è ancora l'arco, allora lo inserisco. Quindi graphs.add edge con vertici, a cui posso passare il mio grafo, il mio nodo di partenza, getV1, il mio nodo di destinazione, getV2, e non mese, che mi ha messo lì per sbaglio, ma a.getPeso. A capo e ci siamo. Magari come al solito stampiamo anche il numero di vertici e il numero di archi. System.out.println, ora lo stampo su console per semplicità, ma poi si può stampare anche nell'area di testo.
più dis.grafo.vertexset.size e anche magari il numero di archi. This.grafo.edgeset.size. D'accordo? Proviamo questo metodo nel test model, senza collegarlo ancora al controller, per far più veloce. Quindi model m uguale new model. E facciamo la prova m.creaGrafo. Andiamo a prenderci una categoria dal DB, ad esempio volevo prenderne una che poi so che va bene per la ricorsione. Qui ci sono veramente troppe righe. Vabbè, prendiamo questa per il momento. Passiamogli un mese, 4, e proviamo a lanciare. Quindi tasto destro, Run as Java Application. Ok, c'è un'eccezione. Access denied, ho sbagliato la password. Quindi in DB Connect. Ah, non c'era proprio la password, devo mettere ovviamente la mia. Root, root. Torniamo su test model. Anno. Ok, 5 vertici e 10 archi. Alla fine, con il tipo di vertici che abbiamo, che sono questi tipi di reato, il numero di vertici è piccolo. Poi, soprattutto, andiamo ancora a filtrare per mese e per categoria, quindi è normale avere pochi vertici e pochi archi in questo caso. Sì. Rispondo a Mario, questa è la categoria che ho inserito e questo è il mese. Quindi sembra funzionare. Direi che possiamo proseguire. Magari vale la pena di collegare al controller, visto che abbiamo visto sembra andare. Alessandro chiede se posso mostrare di nuovo il model, certamente. Penso tu voglia vedere il metodo creaGrafo. Quindi abbiamo l'aggiunta dei vertici che prendiamo dal DAO e poi il nostro, l'abbiamo chiamato approccio 3, dal DAO mi faccio dare tutte le adiacenze e aggiungo direttamente l'arco. Ok, se posso torno al controller e in creaGrafo che cosa faccio? Recupero l'input dell'utente. Ecco qui. Qui abbiamo un problema in più, cioè un problema in più, una cosa da fare in più. L'input dell'utente è fatto tramite tendine. Quindi dobbiamo riempire queste tendine, d'accordo? Quindi quando lanciamo il programma noi dovremmo riempire queste tendine con le categorie di reato presenti nel database e i mesi. Quindi ci serve almeno una query in più. Facciamo così, proviamo a impostare prima la ricorsione, che penso sia più importante, poi se abbiamo tempo colleghiamo anche il tutto al controller. Però ci vuole un attimino più di tempo perché dobbiamo fare una query in più. Quindi vediamo un po' di analizzare costruito il grafo. Beh, c'è ancora un punto da fare, che è questo. Si visualizzi l'elenco di tutti gli archi il cui peso sia superiore al peso medio presente nel grafo. E quindi poi per ogni arco si visualizzino i due tipi di reato, i due vertici ed il peso stesso. Ok, questo è l'ultimo punticino del primo punto. Quindi, come facciamo? Dobbiamo sicuramente prima calcolarci il peso medio presente nel grafo. Che cos'è il peso medio? È la media
di tutti i pesi inclusi dentro al grafo. E poi, una volta calcolata questa informazione media, andiamo a riscorrere di nuovo tutti gli archi e andiamo a filtrare tenendo solo quelli che sono maggiori, che hanno il peso maggiore di quello calcolato, di quello medio calcolato. Quindi, nel mio modello prevedo un metodo public che mi ritorni, ad esempio, una lista di che cosa? Qui vogliamo stampare gli archi. Ogni arco è composto da vertice 1, vertice 2, peso. Beh, ma io ho appena creato la classe adiacenza che ha tutte queste informazioni e quindi posso riutilizzarla anche per questo metodo. Adiacenza, get archi, ad esempio. Qui non serve nessun parametro. Importa. Allora, è chiaro il concetto? Quindi calcolo prima il peso medio degli archi presenti nel grafo e successivamente filtro gli archi tenendo solo quelli che hanno peso maggiore del peso medio. Lo facciamo manualmente, ma è un algoritmo abbastanza semplice. Quindi calcoliamo innanzitutto il peso medio, quindi mi prevedo una variabile double, visto che facciamo la media, peso medio, che inizialmente inizializzo a 0. E per ogni arco presente nel grafo, come faccio a recuperarmi gli archi nel grafo? Con edge set, lo stesso metodo che uso qui. Quindi for default weighted edge e in this.grafo.edge set. Incremento il mio peso medio con il peso dell'arco che sto considerando. Quindi this.grafo.getEdgeWeight e. Quindi per ogni arco prendo il peso, lo aggiungo a peso medio e quando ho considerato tutti gli archi, divido questa variabile per il numero di archi. Quindi peso medio uguale peso medio diviso la size del mio edge set, this.grafo.edgeset.size. Questo è il peso medio del mio grafo. Avendo questo, adesso posso scorrere di nuovo tutti gli archi e prendere solo quelli che superano questo peso. Quindi mi definisco una lista di adiacenze, che poi ritornerò, result, import, e di nuovo faccio lo stesso for che ho fatto in precedenza, anzi lo posso addirittura copiare. Quindi per tutti gli archi presenti nel grafo, if il peso di quell'arco che recupero di nuovo da qui è maggiore del mio peso medio e io vado a tenerne traccia nella mia lista result. Result.add. Qui ho l'indicazione dell'arco e quindi dall'arco mi devo costruire un'adiacenza, perché così poi è più comodo stampare, eccetera. Quindi new adiacenza di che cosa? Dei due vertici che recupero dall'arco, this.grafo.getEdgeSource per il nodo sorgente, virgola, facciamo lo stesso con il nodo destinazione, quindi andiamo a capo, this.destinazione.
graph.get edge target, virgola, e ancora il peso, che recupero sempre con this.grafo.get edge weight. Qui mi dà un errore. Ah, ok. Abbiamo un problema. Abbiamo definito adiacenza come peso un intero, mentre qui la media è ovviamente un double. Direi che il modo più semplice è far sì che il peso in adiacenza sia un double, che poi all'interno ci sia un intero, chi se ne frega. Quindi cambio qui al volo int in double, e anche qui nei getter e setter. E tutto sembrerebbe funzionare. E va bene, quando ho analizzato tutti gli archi, ritorno la mia lista result. È chiaro questo punto finale? In questo caso era un punto finale un po' diverso dal solito, non ci faceva utilizzare nessun metodo della libreria JGraphT particolare, ma come vedete comunque sono poche linee di codice abbastanza semplici concettualmente, bisogna solo capire bene cosa si sta facendo. Proviamo a richiamare dal nostro test model, dopo aver ricreato il grafo, questo metodo system.out.println m.getArchi. Vediamo se ci restituisce qualcosa. Quindi run Java application. Sì, direi di sì. Una lista di, ora qui la stampa è brutta, magari possiamo ridefinire il toString, però vedete che ci ritorna una lista di n elementi. Allora andiamo a ridefinire magari il toString in adiacenze, che sarà utile anche poi per quando andremo a stampare dal controller. Quindi source generate toString. Il testo ci chiede di stampare tutte le informazioni, quindi entrambi i vertici e il peso, va bene. Sì, qua potete stamparlo come volete, magari con B1 più un trattino, ops, più B2 e più, magari un, non lo so, un uguale, il peso. Quindi più peso. Poi questa stampa la potete fare come meglio credete, l'importante è che le tre informazioni ci siano. E magari aggiungiamo anche uno slash n al fondo. Così va a capo in automatico. Proviamo a rilanciare il test model. Sì, al di là che ci sono ancora le parentesi quadre della lista, direi che sembra funzionare. Il peso medio sarà sicuramente maggiore di 20, il peso medio del grafo. Marco chiede se posso far rivedere il model, certamente. Eccolo qua. Domande su questo ultimo punto? Se non ci sono domande, possiamo passare al punto 2, che è quello ricorsivo. Vediamo innanzitutto cosa ci chiede. A partire dal grafo calcolato, come sempre il punto 2 sfrutta in qualche modo il grafo creato nel punto 1, si permette all'utente di selezionare dalla tendina arco uno degli archi mostrati sopra, uno di quelli che abbiamo stampato,
identificando così i due vertici adiacenti riferiti a tale arco, d'accordo? Quindi io potrei selezionare, ora non ho più forse la console, vediamo un po', sì, era qua. Io potrei selezionare quest'arco qui e in automatico ho selezionato il nodo sorgente e il nodo destinazione. Perfetto. Alla pressione del bottone calcola percorso, vogliamo calcolare e visualizzare, attenzione, un cammino aciclico semplice, quindi che non contenga cicli e cose del genere, che inizi e termini nei due vertici selezionati, quindi un cammino che unisca i due vertici, che tocchi il numero massimo di vertici. Ovviamente questi due vertici sono direttamente collegati da un arco, ma noi non vogliamo quel cammino di un arco singolo, vogliamo fare un percorso diverso, cioè partire dalla sorgente, esplorare il grafo in altri percorsi e tornare alla destinazione, cercando di toccare il numero massimo di vertici. Quindi quando si chiede di questo tipo di calcolare questo tipo di percorsi, che non sono dei cammini minimi per cui ci sono i metodi della libreria che ci risolverebbero tutto facilmente, siamo obbligati a implementare una procedura ricorsiva manualmente. È chiara la richiesta? Quindi io ho il mio arco con i due vertici, sorgente e destinazione, che ovviamente sono collegati, ma noi non vogliamo quel percorso lì, ma un altro più lungo che tocchi il numero maggiore di altri vertici. Ok, se è chiaro, io nel mio modello eccoci qui. Prevedo una lista, scusate, un metodo pubblico. Che cosa mi dovrà ritornare? Un percorso fatto di vertici. Quindi in questo caso direi che una lista di stringhe può andare bene. Trova percorso. Che cosa riceverà questo metodo? Sicuramente la sorgente, il nodo sorgente e il nodo destinazione. Ok? Qui vogliamo trovare la soluzione migliore, giusto? È un problema di ottimizzazione. Vogliamo trovare il percorso più lungo. Quindi, problema di ricerca dell'ottimo, diciamo così, e quindi come attributo del mio modello prevedo la mia lista di stringhe, chiamiamolo percorso migliore. Quindi nel mio metodo trova percorso andrò a creare questa mia lista di spunto percorso migliore. Linked list, array list, direi che va bene, per il momento va bene qualunque cosa. Poi avrò un'altra lista, la classica lista parziale, quella che costruiremo mano a mano. Questa è bene, la definiamo qui e la passeremo come parametro. List string parziale. Poi dobbiamo far partire la ricorsione, quindi qui fuori poi avremo un metodo public o private, meglio, void, chiamiamolo cerca, che poi andremo a definire meglio. Ma prima di lanciare per la prima volta questo metodo, possiamo già dire che cosa? Che la nostra parziale sicuramente, come primo elemento, conterrà che cosa?
non tanto la destinazione, ma la sorgente. No? Noi, il primo nodo è sicuramente la sorgente, poi dalla sorgente, con un percorso lungo, dovremmo tornare come ultimo nodo alla destinazione. Quindi aggiungo a parziale la mia sorgente e chiamo la chiamata ricorsiva che dovrebbe risolvermi il problema. Quindi cerca. Che cosa passiamo a cerca? Beh, sicuramente la destinazione, cioè il nostro punto di arrivo. E questo sarà utile anche per il caso terminale, banalmente. Quindi quando raggiungeremo la destinazione avremo finito. Passiamo al parziale e magari prevediamo anche il livello. Ok? In realtà è come livello, sì, no, dovrebbe andare bene lo 0. Vediamo dopo se è il caso di cambiarlo. Facciamo partire la ricorsione e quando arriverà al termine dovremo poter ritornare this.percorso migliore, che sarà cambiato mano a mano con ogni volta la soluzione migliore che abbiamo visto in un determinato momento della ricorsione. Ok? Settiamo i parametri giusti qui nel prototipo della funzione, quindi string destinazione. Lista di stringhe per il parziale, virgola, int livello L. Caso terminale. Qui, in questo caso, possiamo definirlo esplicitamente, quindi è bene definirlo in testa alla funzione. Se è il caso terminale, non continuo più, return. Qual è il caso terminale qui? L'ho già accennato prima. Il caso terminale è quando... Ok, Giovanni dice siamo arrivati a destinazione, quindi quando l'ultimo elemento inserito di parziale coincide con la nostra destinazione. Quindi if parziale, come faccio a prendermi l'ultimo elemento inserito? Beh, possiamo fare una get di parziale.size meno 1. Okay? Quindi con questa get prendiamo l'ultimo elemento inserito in parziale e se questo è equals alla mia destinazione, non devo più andare avanti. Sono arrivato a destinazione, cos'è che devo fare però prima di ritornare? Devo controllare se questa mia parziale, che contiene sicuramente un percorso tra sorgente, quello che abbiamo aggiunto all'inizio, e destinazione, quello che abbiamo controllato in questa if, controlliamo se questo percorso sia il migliore che ho visto fino ad adesso. Il migliore in questo caso, coincide col fatto di avere il maggior numero di elementi, di vertici visitati. Quindi if parziale.size maggiore di this.percorso migliore punto size. Quindi se la mia parziale è migliore della soluzione migliore che avevo visto fino a quel momento, e beh, allora la sovrascrivo. This.percorso migliore uguale new linked list parziale. Quindi, se è il caso, sovrascrivo, in ogni caso ritorno. Non devo più andare avanti perché sono arrivato alla fine. Questo è il caso terminale, altrimenti siamo ancora prima della destinazione, ci dobbiamo ancora arrivare, e quindi a partire dalla parziale che abbiamo in questo momento, dobbiamo aggiungere un nuovo vertice per proseguire il nostro percorso. Come posso fare? Avete idee? Attualmente ho un... Ok, Mario dice ciclare sui vertici adiacenti. Esatto. Adiacenti a chi però? Giovanni
Giovanni dice alternativamente prendiamo i vicini col livello. Sì, esatto, tutti avete detto i vicini dell'ultimo inserito. Ok, quindi io in parziale ho come ultimo elemento un vertice che non è ancora la mia destinazione. Allora prendo tutti i vicini di questo vertice e provo ad aggiungerli uno per uno, tornando indietro con il backtracking. Allora, io l'ultimo inserito lo recupero sempre con questa get qui. E ciclo sui vicini, quindi string vicino in. Ci sono vari modi per recuperare i vicini di un determinato vertice sfruttando i metodi e le classi della libreria jgraph-t. Uno è quello di usare graphs.neighbor list of. Ma ce ne sono n altri, quindi qualunque usiate può andare bene. Dobbiamo specificargli il grafo e poi il nodo di cui vogliamo ritrovare i vicini. Il nodo, abbiamo detto, è l'ultimo inserito e quindi lo recupero con questa get qui. Pluf, pluf. Andiamo a capo. Quindi per ogni vicino, che cosa faccio? Attenzione che non vogliamo tornare indietro, cioè vogliamo trovare appunto un cammino aciclico, semplice, quindi non sono permessi cicli, non possiamo rimettere un vertice che abbiamo già visitato, altrimenti creeremmo un ciclo. E quindi ci serve questo filtro che classicamente, cioè c'è quasi sempre, di contains, if not parziale.contains vicino. Cioè, solo se non l'ho mai visto prima, provo ad aggiungerlo, parziale.add vicino, lancio la ricorsione, cerca, destinazione, virgola, parziale, virgola, L più 1, e poi tolgo, faccio backtracking, parziale. Punto remove, togliamo l'ultimo inserito, quindi parziale punto size meno 1. Allora, visto che qui no, dovrebbe no, funziona lo stesso, quello che mi viene in mente è che in questo caso il livello non l'abbiamo utilizzato, d'accordo? Quindi possiamo anche toglierlo, almeno nel mio caso, perché non lo utilizzo. Quindi è un parametro inutile che mi porto dietro. E direi che la ricorsione è fatta. Quindi, se è il caso terminale, mi fermo, altrimenti scorro i vicini dell'ultimo inserito e provo ad aggiungerli uno ad uno. Domande? E il punto 2 è fatto, quindi l'abbiamo risolto anche abbastanza velocemente, era una ricorsione abbastanza classica. E quindi al netto di collegare tutto al controller abbiamo finito l'esame, in teoria, se funziona tutto. Se non avete domande, proviamo a fare questo collegamento al controller, così poi proviamo anche questo metodo ricorsivo. Allora, due domande. Matteo chiede, il remove è stato fatto per indice perché è meno dispendioso? Sì, esatto. Altrimenti si poteva fare il punto remove di vicino, d'accordo? Però attenzione, che questo ha creato dei problemi in un laboratorio. In un laboratorio avevamo una ricorsione in cui parziale poteva contenere più volte lo stesso elemento, ok? Non era come qui, quindi non c'era la contains. E quindi facendo la remove
dell'oggetto parziale.remove, ad esempio vicino, si andava incontro a dei problemi perché non si eliminava l'ultimo inserito, ma il primo che veniva trovato nella lista, perché potenzialmente potevano esserci più di una volta lo stesso oggetto. Quindi in questo caso non succederebbe, ma forse è sempre meglio utilizzare questa remove basata sull'indice. Ok, Giovanni chiede, questa ricorsione è praticamente la stessa dell'Lab9, concettualmente sì, esatto, ad ogni ciclo, ad ogni ricorsione, ciclo di vicini, trovo i nodi raggiungibili, sì, è molto simile. Là non avevamo il caso terminale, perché non sapevamo dove arrivavamo, e non avevamo neanche il backtracking nell'Lab9, perché lì volevamo esplorare tutti i nodi. E quindi non tornavamo mai indietro. Una volta che un nodo era visitato, non lo tolgo più. Invece in questo caso sì, lo tolgo perché cerco la soluzione migliore. Là non cercavo la soluzione migliore, cercavo l'unica soluzione possibile, diciamo così. Quindi questa è un'altra differenza, oltre al caso terminale, rispetto al laboratorio. D'accordo. Andiamo a fare questo collegamento se riusciamo. Abbiamo detto. Poi rispondo alle domande, le stavo leggendo, ma facciamo questo collegamento, poi magari alle domande rispondo alla fine. Per il creagrafo dobbiamo riempire prima le tendine. Quindi ci serve riempire le tendine con innanzitutto una categoria di reato, con tutte le categorie di reato presenti nel database, e beh, allora questo ci forza ad andare a creare nel nostro DAO, magari lo mettiamo all'inizio, l'ennesimo metodo public list, le categorie sono delle stringhe, get categorie. Questa query è semplice, la scriviamo direttamente qui. Prendiamo tutte le categorie distinte, quindi select distinct offense category ID from events. Query molto semplice. Prendiamo tutte le categorie distinte da poter mettere nella tendina. Try catch, scusate se vado un po' veloce, ma questo metodo è abbastanza semplice. Quindi il try catch, la connessione, il prepare statement. Dopo la query mi definisco la mia lista di supporto. Result. Quindi result set, la copio di qui, eseguiamo la query e finché c'è un risultato, quindi finché c'è una categoria, io la aggiungo alla mia lista. Result.added rs.get string di che cosa? Della colonna. Alla fine, fatemelo copiare di qui, sì, va bene anche solo il con.close che in automatico dovrebbe chiudere anche il resto, return result. Ok? Prendo tutte le categorie, devo fare il passaggio dal model, perché qui siamo nel DAO e il mio controller conosce il model ma non il DAO, quindi questo metodo public list get categorie lo devo definire anche nel modello, magari all'inizio, addirittura prima del creagrafo. Qui semplicemente si fa da passacarte return DAO.get categorie. Ok. Allora, adesso sì che dal controller posso dire addirittura qui nel set model, dopo averlo associato al controller,
Posso dire, beh, innanzitutto che il mio box categorie conterrà delle stringhe e quindi posso dire this.box categorie, categoria.getItems.addAllModel.Model. Get categorie. Ok? Poi abbiamo il box dei mesi. Anche qui potremmo andare a fare una query cercando di estrarre tutti i mesi disponibili nel database, ma per semplicità qui va benissimo anche fare così, crearmi manualmente una lista di numeri da 1 a 12 e inserirla. Quindi list di integer mesi uguale new linked list e poi faccio un banalissimo for int i uguale a 1, i minore uguale di 12, i più mesi.added i e poi dico this.box mese.getItems.addAllModel.Get mesi. Devo importare la mia lista, la mia linked list, scusate, integer. Qual è il problema? Boh, strano, vabbè. Linked list di integer, non so perché non mi ha fatto usare l'interfaccia, ma va bene lo stesso. E poi dobbiamo anche specificare che il combo box dei mesi conterrà degli interi. Ok? Ho solo riempito le tendine. Se io vado a lanciare il mio main, piuttosto che il test model, adesso dovrei avere le mie due tendine, esatto, riempite con le categorie qui e i mesi da 1 a 12 qui. Benissimo. E quindi poi in doCreaGrafo io posso recuperarmi l'input dell'utente, che in questo caso è semplicemente sono semplicemente i due valori selezionati dalla tendina. Quindi la mia categoria uguale this punto box categoria punto get value e il mio mese int mese uguale this punto box mese punto get value. Se uno dei due, se anche solo uno dei due è nullo, stampiamo un messaggio di errore, vuol dire che l'utente non ci ha fornito l'input necessario, quindi if categoria uguale uguale a null, or, attenzione qui, ho commesso un errore, voglio controllare che anche il mese sia null oppure no, quindi non posso usare un int così, che non può essere null, ma uso la classe integer, or mese uguale uguale a null. Errore, quindi txt result.append text seleziona i valori di input. Return, non andiamo più avanti. Altrimenti, se arriviamo qui, possiamo creare il nostro grafo. this.model.creaGrafo, categoria mese. E poi, sempre relativamente alla pressione di questo bottone, possiamo automaticamente eseguire il metodo che ci siamo creati per recuperare gli archi con peso maggiore del peso medio. Quindi facciamo un for sul risultato, quindi for adiacenza a in this.model.getArchi, stampiamo semplicemente l'adiacenza. txt result.append text a.toString.
La toString l'avevamo già ridefinita. Andiamo a vedere se tutto funziona. Selezioniamo una categoria di reato, un mese, analisi quartieri, il grafo viene creato, 24 vertici, 190 archi, e abbiamo un insieme di archi che dovrebbero essere quelli con peso medio, con peso superiore al peso medio. Sono meno dei 190, ovviamente, sono un sottoinsieme. Dopodiché dovremmo, ma non abbiamo più tempo, lo farò prima di fare il push. Prendere questi archi che abbiamo recuperato e inserirli in questa tendina. Quindi questa tendina va riempita ogni volta che l'utente ricrea il grafo, non all'inizio del programma, ma dopo. E cliccato, selezionato un arco, poi dobbiamo associare il metodo calcola percorso che abbiamo fatto. Non abbiamo ancora provato, ma dovrebbe funzionare. Ok? Quindi direi che ora rispondo alle ultime domande che ci sono in chat e poi prima di fare il push collegherò anche questo metodo ricorsivo al controller. Allora, Lara mi chiede, può far vedere il set model? Eccolo qui. Nel set model ho semplicemente riempito le due tendine. Poi Michele chiede, se il cammino, relativamente al punto 2, se il cammino fosse stato ciclico, era sufficiente togliere la contains? Non lo so, ci dovrei ragionare su un attimo, ma quando chiediamo di calcolare un cammino, lo chiediamo sempre aciclico, ok? Senza cicli. Giuseppe chiede, prof, ma essendo parziale una linked list, non conviene lavorare con get last e remove last? Sì, in effetti qui, visto che andiamo a lavorare con gli indici, forse è il caso di definire queste liste come array list, così siamo sicuri che le operazioni che utilizzano gli indici siano immediate. Quindi forse ha senso ridefinire queste strutture dati come array list. Ok, Alessio prima in precedenza chiedeva di tornare un attimo sul DAO. Ci torno, DAO, eccolo qua. Dimmi in che punto specifico. Io nel mentre stoppo la registrazione, ringrazio a chi ha seguito la lezione. Stop.